La chiusura di una software house, piccola o grande che sia, non fa mai piacere. È un gol subito dall'industria videoludica, sono persone che restano senza lavoro, sono progetti che non verranno mai realizzati. Ma quando a chiudere è una software house che ha sempre fatto dell'innovazione e di idee visionarie il suo marchio di fabbrica, il colpo è ancora più forte. Lionhead Studios, chiusa da Microsoft circa un mese fa, era proprio questo. Non una software house costellata di successi e capolavori, ma una vera e propria fucina di idee. Fondata e diretta da Peter Molyneux, ha sempre cercato di proporre qualcosa di nuovo nel panorama dei videogiochi, anche se non sempre accompagnando alle ottime idee una realizzazione di qualità. A suo modo è comunque entrata nella storia dei videogame, e proprio per questo noi di Spazio Games abbiamo deciso di dedicargli questo tributo. Era il 1997 e dopo quasi 10 anni alla guida del team Bullfrog, il geniale game designer britannico Peter Molyneux, allora 38enne, fondò Lionhead Studios, una software house con come prima ambizione una serie di titoli che avrebbero fatto dell'innovazione il loro punto di forza. Il primo gioco sul quale la neonata compagnia si concentrò fu il genere più amato da Molyneux, un god game, un genere che aveva già fatto la fortuna di Bullfrog con titoli come Populous. Il nome del gioco fu Black and White e vide la luce il 25 marzo del 2001. Il titolo era un god game a tutti gli effetti, il giocatore impersonava infatti una divinità che vegliava o tramava su una piccola tribù di uomini. Non si poteva agire sul libero arbitrio di quest'ultimi, ma si poteva comunque influenzare la loro vita e in base al comportamento si sarebbe stati classificati come divinità buona o cattiva. La critica osannò il gioco come un capolavoro, con un Metacritic di 90 punti su 100. Black and White fu come un fulmine a ciel sereno. Il gioco non era perfetto, tutt'altro, ma sia critica che pubblico premiarono, oltre all'indubbia qualità del prodotto, anche la sua forza innovativa, la sua voglia di proporre qualcosa di nuovo e di crederci fino in fondo. Questo debutto col botto fu un vero e proprio acceleratore per Lionhead, che dimostrò che il mondo videoludico era pronto per una software house che potesse portare prodotti così fuori degli schemi. Nei successivi anni, quindi, parte del team si occupò di un'espansione per Black and White, mentre un'altra parte si dedicò a un altro grande passo evolutivo che Molyneux voleva portare sul mercato. Con Black and White, infatti, Lionhead aveva introdotto il concetto di giusto e sbagliato privo di conseguenze. Qualunque fosse il nostro stile di gioco, non si veniva né puniti né gratificati. E ora gli sviluppatori si chiesero che succederebbe se questa libertà fosse data non in mano a un dio, ma ad un uomo. Per rispondere a questa domanda iniziò lo sviluppo del primo Fable. Il gioco sarebbe dovuto essere un action GDR ambientato in un mondo fantasy, ma oltre allo sviluppo del personaggio sarebbe stato introdotto per la prima volta un forte sviluppo della personalità del personaggio. Il giocatore avrebbe potuto essere buono o cattivo, e ciò avrebbe modificato il mondo di gioco, il modo di approcciarsi degli NPC e addirittura l'aspetto del nostro alter ego. Complice anche il successo di Black and White, l'hype attorno a questo gioco fu immenso e Peter Molyneux ci mise del suo per alimentarlo. Si sa, il visionario sviluppatore è conosciuto anche come un grande venditore di fumo e proprio con Fable iniziò la sua consuetudine di promettere cose strabilianti che poi, per limiti sia tecnici che di budget, non venivano inserite. Si può dire che le idee di Molyneux siano sempre avanti di due generazioni come complessità, e la creazione di un mondo che fosse interamente condizionato dal giocatore, con la possibilità, tanto per fare un esempio, di piantare alberi con le ghiande cadute da altri alberi, oppure con un sistema di evoluzione della popolazione con famiglie che crescevano e producevano figli automaticamente, era impossibile per la potenza di calcolo della prima Xbox. All'uscita, ad ottobre 2004, il gioco fu comunque un successo, un'autentica ventata d'aria fresca nel panorama fin troppo stantio degli action GDR. Ma si sa, se si crea tanto hype, poi i giudizi del pubblico si basano su quello, e fu proprio con Fable che Molyneux cominciò a promettere e non mantenere tutto. Il
Il titolo vendette comunque molto bene, ottenendo un Metacritic di 85 centesimi e lanciando una serie che avrebbe negli anni successivi fatto la fortuna dello studio. L'anno seguente, 2005, Lionhead decise di intraprendere due strade. Venne infatti rilasciato il seguito di Black & White, Black & White 2, che si rivelò un titolo discreto, degno successore del titolo d'esordio, ma privo di quella carica innovativa che aveva fatto esaltare il primo capitolo a capolavoro. Con un Metacritic di 75 punti su 100 e un buon numero di copie vendute, fu comunque un buon colpo messo a segno dal team di Molyneux, che però aveva in mente un altro grande salto nel vuoto. L'idea era quella di creare un gestionale dedicato al complesso mondo del cinema, non semplicemente in modo economico, ma gestendo tutto ciò che ruotava attorno a uno studio cinematografico. The Movies, che uscì nel 2005, fu un vero e proprio gioiellino. Il gioco riprendeva alcune meccaniche da God Game e li inseriva in un gestionale molto profondo. Il giocatore doveva infatti occuparsi di una grande quantità di compiti, dalla costruzione degli studi, con set, manutenzione, edifici base, passando all'assunzione del personale, alla creazione della sceneggiatura e la scelta del cast del periodo di distribuzione di ogni pellicola, tenendo sempre sott'occhio il bilancio degli studi e soprattutto il morale delle star. Una parte fondamentale del titolo era infatti la gestione di attori e registi, che non erano semplici pedine da muovere a proprio piacimento, ma delle persone dotate di bisogni e libero arbitrio. Bisognava quindi soddisfare i loro capricci con la costruzione di strutture di svago, senza sovraccaricarli di lavoro, ma anche senza lasciarli per troppo tempo disoccupati, pagandogli i lifting quando iniziavano a sentirsi vecchi. Insomma, una delle parti più difficoltose del gioco era proprio data dalla gestione del personale. Una star depressa, infatti, oltre a fornire pessime performance attoriali o registiche, poteva sviluppare dipendenze da alcol o cibo, arrivando addirittura a rifiutarsi di lavorare. Oltre a tutto ciò, The Movies permetteva di creare pellicole completamente ideate dal giocatore, grazie ad un potente editor di sceneggiature che permise la produzione dei primi machinima. Per la critica fu un esperimento riuscito, con 84 punti di Metacritic e recensioni lodevoli più o meno da tutte le testate principali, ma purtroppo il pubblico non si interessò più di tanto al prodotto, che rimase quindi molto di nicchia. A riprova di ciò fu la cancellazione da parte di Activision delle versioni console del gioco, a causa delle scarse vendite su PC. The Movies si rivelò un fiasco economico non indifferente da parte di Lionhead, che per risanare i propri conti si fece acquistare da Microsoft, che iniziò ad imporre le prime linee guida, facendo marciare Molyneux e i suoi su sentieri più sicuri. Dopo un'espansione di Black & White 2, infatti, i ragazzi di Lionhead si misero al lavoro sul seguito della loro gallina dalle uova d'oro, Fable. Il successore dell'acclamato primo capitolo sarebbe dovuto uscire su Xbox 360 e per Molyneux i tempi erano maturi per mantenere tutte le promesse fatte col primo capitolo. E Fable 2, uscito ad autunno 2008, fu veramente un gran gioco, probabilmente il miglior prodotto mai sfornato da Lionhead, che pur non mantenendo tutto ciò che Molyneux aveva promesso, come di prassi, presentava meccaniche solide, una storia intrigante, un mondo di gioco affascinante e soprattutto un sistema di interazione col mondo mai visto prima in un GDR. Ogni NPC che popolava le terre di Albion aveva una propria memoria e si comportava col giocatore in base alle azioni di quest'ultimo. Ci si poteva quindi fare amici, nemici, sposarsi, avere figli, tradire la propria moglie, insomma un simulatore di vita in un mondo magico. L'Albion di Fable 2 godeva e gode tuttora di un carisma strepitoso e in base al comportamento del giocatore andava a trasformarsi ed evolversi, cambiando anche radicalmente atmosfere. Non era presente un sistema di evoluzione della popolazione, le famiglie di Albion non seguivano un ciclo vitale che comportasse figli, matrimoni e morti per vecchiaia e tutto ciò che Molyneux aveva promesso. Il gioco era molto permissivo, non portava grandi sfide al giocatore e non fece ricredere i puristi del GDR, ma oggi, a distanza di 8 anni dall'uscita, si può a buon titolo considerare uno dei capolavori della settima generazione e le 4 milioni di copie vendute furono il giusto riconoscimento del pubblico al lavoro svolto da Lionhead. Il 2008 però, bisogna ricordarlo, fu anche l'anno dell'inizio della grande crisi economica mondiale e in un periodo così difficile che avrebbe portato alla chiusura di molte software house non avrebbe avuto senso rischiare inutilmente.
Microsoft decise quindi di andare sul sicuro, affidando a Lionhead dello sviluppo di un seguito diretto di Fable 2. Fable 3 uscì infatti solamente 2 anni dopo e non si distaccò troppo dalla traccia del predecessore. La potenza di calcolo della piattaforma era la medesima e non era possibile apportare chissà quali grandi miglioramenti. Tutto si spostava 50 anni nel futuro, in un Albion ingrigita dalla rivoluzione industriale, e ad una prima parte di avventura molto simile a quella del predecessore si contrapponeva una seconda parte in cui Molyneux aveva voluto sperimentare un nuovo approccio. Il giocatore si ritrovava infatti al trono di Albion e il gameplay si sarebbe incentrato prevalentemente su una sequela di decisioni atte a gestire il regno. Un esperimento riuscito, la componente gestionale funzionava molto bene, ma il tutto andava a cozzare con l'anima action del gioco che nella seconda parte, eccezion fatta per le quest secondarie, andava quasi totalmente a perdersi. Fable 3 uscì, oltre che su Xbox 360, anche qualche mese dopo su PC, e grazie al porting vendette comunque circa 6 milioni di copie, molte più che i due predecessori, nonostante le valutazioni della critica fossero decisamente più basse del capitolo precedente, assestandosi fra Xbox e PC a un 80 su 100 di Metacritic. Si trattò comunque dell'ultimo grande successo di Lionhead. Molyneux infatti non si concentrò totalmente su Fable, ma decise di puntare decisamente sul neonato Kinect, anzi sull'ancora non annunciato Kinect. Durante la conferenza Microsoft delle 3 2009, Molyneux mostrò infatti un nuovo prodotto per il misterioso Project Natal di Xbox 360, che sarebbe poi diventato Kinect l'anno successivo. Il gioco, anche se tutto sembrava fuorché un gioco, si chiamava Project Milo e nei trailer di presentazione si vedeva una donna interagire con un ragazzino digitale, parlando e muovendosi davanti alla TV. L'idea di Molyneux era quella di creare una sorta di ragazzino virtuale che vivesse su Xbox 360 e con il quale il giocatore avrebbe potuto interagire tramite appunto il Kinect. Inutile dire che il progetto per le tecnologie di allora e forse anche per le tecnologie attuali delle console era pressoché impossibile. Molyneux e il team Lionhead lavorarono per quasi 2 anni su Project Milo, ma tutto ciò che seppero proporre furono demo tecniche. Ancora una volta le limitazioni tecnologiche spensero i sogni di Molyneux. In quel periodo iniziarono anche gli attriti fra il geniale game designer e Microsoft. Se nei primi anni dopo l'acquisto del 2006 il colosso americano aveva sempre dato carta bianca a Lionhead, facendogli fare più o meno ciò che voleva, con l'avvento del Kinect al team di sviluppo vennero date precise disposizioni. Don Metrick, il capo della divisione Xbox, volle puntare deciso su titoli casual legati al Kinect, in un percorso che, secondo le sue idee, sarebbe dovuto entrare in competizione con quello di Nintendo, che nella 7ª generazione, grazie alla Wii, aveva macinato milioni su milioni. Molyneux invece la pensava diversamente. Secondo lui, il concetto di sviluppo doveva basarsi sull'innovazione e non sulla stagnazione del genere casual. Questi attriti portarono, nel 2012, all'abbandono di Molyneux, che decise di lasciare Lionhead per dedicarsi allo sviluppo di giochi indipendenti, il terreno ideale per la sperimentazione che aveva sempre cercato nell'industria dei videogiochi. Senza la sua guida, Lionhead andò allo sbando. In pochi mesi vennero rilasciati Fable Heroes nel 2012, un discreto arcade cooperativo venduto solo in digital delivery, e Fable The Journey, un'avventura su binari studiata per essere giocata tramite Kinect, anche questa decisamente mediocre. Inutile dire che entrambi i titoli furono un totale flop in fatto di vendite. Nel 2014 fu il turno di Fable Anniversary, una remastered del primo Fable realizzata malamente e in poco tempo, che mostrava gravi limiti tecnici e di fluidità e che venne stroncata sia dalla critica che ovviamente dal pubblico. Il grande progetto che avrebbe dovuto risollevare le sorti della software house sarebbe stato Fable Legend, una sorta di Fable in multiplayer, una via di mezzo fra un MMO e un cooperativo online. Lo sviluppo, iniziato nel 2012, ebbe diverse virate in corso d'opera. Inizialmente il titolo sarebbe dovuto uscire solo su Xbox One e per giocarlo sarebbe stato necessario un Kinect, idea che fu poi bocciata con l'abbandono di Don Metrick e subentro di Phil Spencer, che decise di rimuovere l'utilizzo del Kinect e virare verso meccaniche decisamente più hardcore. Il gioco sarebbe dovuto uscire in free-to-play sia per Xbox One che per PC, avrebbe dovuto garantire la cooperativa cross-platform e l'ausilio delle DirectX 12. Una beta d'invito, fra l'altro con inviti molto rari, fu avviata ad ottobre 2014 e proseguirà fino al 13 di aprile. Il 7 marzo scorso, infatti, come si sa,
Microsoft ha annunciato la cancellazione del progetto e la chiusura di Lionhead. La beta di Fable Legends, fra l'altro, sembrava quasi prossima al gioco completo. La questline principale era praticamente completa e si trattava ormai di una rifinitura per il rilascio mondiale. Ma tutto si è fermato. E così anche uno dei team che più ha innovato il nostro media ci lascia. Sarebbe però un errore gettare tutte le colpe a Microsoft, uno studio che dal 2010 non produce nulla di interessante in un mercato come quello dei videogiochi non merita di sopravvivere, anche se forse non è giusto che a pagare siano i dipendenti che perderanno il loro lavoro. Rimane il rammarico per un'occasione, quella di Fable Legend, sprecata, e per la perdita di uno dei pochi team che fino a qualche anno fa non aveva mai avuto timore di rischiare. Certo, se invece che un MMO questi anni fossero stati deputati allo sviluppo di un Fable 4, forse adesso staremmo raccontando un'altra storia, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Noi di Spazio Games abbiamo voluto ricordarli così. Chissà che le geniali idee che Lionhead ha portato in questi anni continuino a fiorire in qualche altro studio di sviluppo. Questa industria, ormai troppo stantia, ne ha fin troppo bisogno.